La Polizia di Stato ha celebrato il 172° anniversario della sua fondazione con manifestazioni previste su tutto il territorio nazionale. Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione dei poliziotti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso. Per la provincia di Benevento le celebrazioni hanno avuto inizio presso la questura con la deposizione di una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del prefetto Carlo Torlontano e del questore Giovanni Trabonella. Successivamente ha avuto luogo la solenne cerimonia nella suggestiva cornice di Piazza Santa Sofia, con l'omonima chiesa sito UNESCO, e nell'adiacente teatro comunale Vittorio Emanuele. Hanno partecipato le autorità provinciali, religiose, civili e militari. TV7 ha seguito come di consueto le celebrazioni in diretta con il commento del giornalista Alfredo Salzano. Questo era l'intento, come dire, mio, era di portare la festa della polizia al centro della città, al centro della cittadinanza, al centro dei giovani. Spero che le parole che, come dire, ho rivolto a loro abbiano, come dire, un certo riscontro. Allora, resta una città tranquilla rispetto chiaramente alle altre città della Campania, però c'è necessità di tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza per evitare infiltrazioni e per contaminazioni da territori limitrofi molto delicate e pericolose. Sicuramente, anche se, come ho detto nel discorso, la situazione della provincia di Benevento non è allarmante, però bisogna sempre tenere alta la guardia e cercare di garantire che i livelli di sicurezza non subiscono mai abbassamenti che rendano i cittadini meno sicuri. E no, il nostro impegno è quello di mettercela tutta con il nostro maggiore sforzo possibile e immaginabile. Sì, è stata una bellissima cerimonia, questo 172° anniversario, in una splendida cornice, poi con il sole, con tutte le specialità, abbiamo anche il reparto ipomontato, e quindi è stata una cornice veramente eccezionale, completata poi dallo splendid location del teatro comunale. Un momento importante per rinnovare quei valori, per ricordare a tutti i cittadini l'impegno delle forze dell'ordine, in particolar modo della Polizia di Stato. Il questore ha raccontato un po' attraverso i numeri tutte le operazioni e tutte le linee specialistiche della Polizia di Stato che sono impegnate dalle opere di sensibilizzazione all'interno delle scuole fino all'operatività sulla strada per la sicurezza della popolazione. Sì, è un momento importante, come ha detto il signor questore, è un momento anche per gratificare tutte le forze di polizia, non solo la Polizia di Stato, in questa attività corale di risposta alle esigenze della collettività. E colgo l'occasione per ringraziare tutte le forze di polizia, in primis la Polizia di Stato che oggi festeggia l'annuale, per l'impegno che profondono sempre in queste attività. Grazie al prefetto di Benevento. Un pensiero anche alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere. Doveroso giusto Oggi ricordarlo. Nell'ambito dei servizi di controllo nel settore agroalimentare, con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti ittici, i militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Telese Terme nell'ultimo fine settimana hanno accertato presso una pescheria della Valle Telesina inadempienze relative all'assenza di documenti appropriati e mancata etichettatura validi ai fini della tracciabilità della predetta merce destinata alla vendita. Elevata sanzione amministrativa per un importo pari a 1.500 euro e sotto posti a sequestro amministrativo circa 90 kg di prodotti ittici. All'esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari dei Carabinieri di Montesarchio con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 3 soggetti, tutti allo stato gravemente indiziati di delitti di detenzione
possessione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. L'attività investigativa in particolare ha preso le mosse da alcuni sequestri di sostanza stupefacente avvenuti nel mese di ottobre del 2021 all'interno della piazza Lagarde di Montesarchio. La droga più precisamente è stata rinvenuta occultata presso diversi punti della piazza, facendo sospettare la presenza di soggetti dediti ad attività di spaccio sul posto, che sono stati confermati dalle indagini svolte nell'immediatezza, riuscendo a rinvenire agli autori dei delitti di spaccio aggravato. Comprendo che quando non si ha una visione chiara e si ignorano del tutto le direttive europee sull'ambiente, leggi e regolamenti che attengono alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico locale, così come evidenziato dal componente della direzione cittadina del PD, che in modo del tutto superficiale e confusionario interviene sulla delocalizzazione del terminal bus in città, si rischia di far passare il Partito Democratico e i suoi rappresentanti come se avessero sempre la verità in tasca, ma soltanto quando sono all'opposizione. Così in una nota Luigi Ambrosone, che continua: quando invece in epoche oramai lontane ebbero responsabilità di governo di questa città, ricordiamo quali meravigliosi risultati seppero produrre: milioni di debiti, un'azienda fallita e 90 dipendenti in strada, autobus vetusti e datati che non venivano rinnovati dal lontano 2003 e senza mai porsi il problema di poter potenziare le linee del trasporto pubblico locale in città. L'amministrazione, senza pretendere di avere la bacchetta magica, sta dando risposte all'altezza di una città moderna e al passo con i tempi. In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il prossimo 22 aprile, la Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell'Open Week, con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura femminile. Le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all'iniziativa, tra queste l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatebene Fratelli di Benevento, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche della sanità locale. Soddisfazione è stata espressa per l'iniziativa dal superiore dell'azienda ospedaliera Fra Lorenzo Antonio Gamos, che sarà parte attiva con i suoi medici da giovedì 18 aprile fino a martedì 24 aprile. Il sindaco Clemente Mastella prova ad intestarsi la qualunque a partire dai dati Istat relativi alla disoccupazione. Eppure, mai come in questo caso, ci piacerebbe tendere la mano al sindaco, fargli i complimenti, dire che ha ragione. Non possiamo. Così il gruppo PD a Palazzo Mosti. Non possiamo perché, volendo anche provare a tralasciare che si tratta di dati provinciali e dunque dinamiche in cui il comune di Benevento c'entra poco, non è possibile esaltare un dato che vede il tasso di disoccupazione del Sannio crescere al 9,9% dal 2022 al 2023. Non è possibile esaltare un dato che vede la popolazione in cerca di lavoro crescere da 7 a 10.000 unità in un anno. Non è possibile vantare il tasso di disoccupazione più basso in Campania, con numeri di giovani emigrati dal Sannio, da capogiro e con un tasso di inattività al 42,2%. Visti questi numeri, dunque, sarebbe più saggio tornare a tagliare i nastri. Si rischiano meno brutte figure. Gesesa, società del gruppo Acea che gestisce il servizio idrico integrato a Benevento e in 20 comuni della provincia, vince il riconoscimento speciale per la consapevolezza sui temi di sostenibilità della prima edizione degli Equality Award. I vincitori sono stati annunciati il 9 aprile in occasione della 10ª edizione di Equality Forum, l'evento di Inc. Italy dedicato agli operatori dell'idrico sulle scelte in tema di sostenibilità, investimenti e transizione digitale. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per sabato 13 aprile dalle 9 alle 12 una giornata dedicata alle visite e alle ecografie alla tiroide, eseguite dal dottor Carlo Rinaldi. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Il Benevento Calcio comunica che fino alle 20.45 del 21 aprile saranno disponibili sulla piattaforma Ticket One e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la gara Benevento Latina, in programma il 21 aprile alle 20. Per l'occasione il club ha stabilito una diminuzione di prezzo dei tagliandi di tutti i settori dell'impianto, nonché la possibilità per gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dei biglietti.
Giovedì sarà possibile assistere dagli spalti dell'antistadio in Briani alla seduta pomeridiana dei giallorossi in programma alle 16.30. Lunedì alle ore 20.15 TV7, la storica azienda mobili ed arredamenti Fratelli Iannace presentano Sport 7 Live in Tour. La trasmissione condotta e ideata dal giornalista Alfredo Salzano si occuperà del derby Avellino-Benevento che si giocherà allo stadio Partenio Lombardi, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie C Girone C. Prosegue l'avvincente e suggestivo tour di Sport 7 Live, il super format giallorosso di TV7, partito da Vasto Marina il 3 settembre, che da 5 anni e senza soste ha raccontato il cammino del Benevento Calcio nei tornei di Serie A e Serie B e lo continuerà a fare anche in Serie C, come sempre con la professionalità, consolidando il rapporto con il territorio ed il mondo imprenditoriale. Appuntamento a lunedì 15 aprile alle 20.15 con Sport 7 Live. Il tour approderà sulla set dell'azienda mobili ed arredamenti Fratelli Iannace, in contrada Iannassi 37 a San Nicola Manfredi. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.